cordiale incontro del Duce con l'eccellenza Nicola Calloy, capo del governo ungherese, al suo arrivo in Italia. A Roma l'illustre ospite è ricevuto dal governatore in Campidoglio. La visita alla mostra della rivoluzione. Il servizio di vettovagliamento sul fronte centrale si serve delle ferrovie anche per gli ultimi percorsi alla linea di combattimento. I soldati hanno fatto una piccola ma preziosa scoperta, avvedendosi che una vela può sostituire la locomotiva. Col vento in favore si va avanti. Arriva puntualmente. Un posto avanzato. Questi uomini hanno il compito di coprire il ripiegamento di altri reparti che si ritirano sulle linee raccorciate del fronte. In pochi minuti si creano potenti ostacoli con gli alberi abbattuti. Ingegneri minano una linea ferroviaria dalla quale sono stati asportati i binari. Tutto ciò che può essere utile al nemico è distrutto. Dalle nuove posizioni i germanici sorvegliano le formazioni corazzate russe. Ecco i carri armati bolscevichi. Le artiglierie aprono un violento fuoco di sbarramento. Rossi si ritirano lasciando sul terreno parecchie unità colpite e incendiate. Le fanterie rosse sono state falciate dal fuoco tedesco. La visione del campo di battaglia disseminato di cadaveri dei rossi. E
E intanto potenti formazioni di aerei veloci da combattimento continuano a martellare tutti i centri vitali dello schieramento sovietico. Nell'aspra battaglia di Tunisia, i soldati italiani e germanici si battono valorosamente, contenendo le soverchianti forze nemiche con violentissimi e riusciti contrattacchi che hanno neutralizzato l'ambizioso tentativo di aggiramento delle forze dell'asse. Gli anglo-americani attaccano e le nostre fanterie accorrono al posto di combattimento. Pezzi controcarro aprono un violentissimo fuoco di distruzione. Osservate, in lontananza carri armati nemici. Aerei germanici da combattimento si calano su colonne di carri armati martellandoli violentemente. Nel momento critico della battaglia i collegamenti sono sempre in efficienza. Le nostre artiglierie picchiano sulle strade d'accesso dei rifornimenti nemici e su tutte le formazioni di fanterie e di carri anglo-americani. Battaglia di carri. I nostri all'attacco dei fianchi dello schieramento nemico. La documentazione cinematografica coglie la fase d'avvicinamento vivacemente contrastata dal fuoco avversario. Campo di battaglia sono rimasti inchiodati carri e artiglierie di modernissima costruzione. Durante questa prima fase della battaglia sono caduti nelle nostre mani parecchie centinaia di prigionieri.